Buongiorno a tutti gli amici di Italiani all'Estero TV. Ben ritrovati alla mappa degli italiani all'estero. Con questo nuovo episodio della mappa degli italiani all'estero avremo l'opportunità di conoscere Emanuele Esposito. Dove andiamo oggi? Ciao a tutti! Stiamo raggiungendo Sydney. Stiamo raggiungendo Sydney. Incontreremo Gabriella ed Emanuele. Dopo l'intervista vedremo i più bei luoghi di Sydney e dintorni. Eccoci arrivati. Ciao Gabriella. Ciao Emanuele. Ciao. Ciao ciao. Come ti chiami? Emanuele Esposito. Dove sei nato? A Salerno, in Campania, nella regione Campania. Mi dici tre città italiane dove hai vissuto per più di 6 mesi? Milano Marittima, Bologna, Salerno. E tre città estere dove sei stato per più di 6 mesi? A parte Sydney, in Arabia Saudita, Jeddah e a Londra, Brighton, e Oslo, in Norvegia. Mi dici tre luoghi da non perdere vicino a casa tua? Sydney, sicuramente, le Blue Mountains. Vicino a casa mia, proprio vicino a casa mia, è Queensland, che è un bel, tutta la barriera corallina. Ma scusami, Sydney, vabbè, a parte Sydney, Melbourne, le Blue Mountains e la barriera corallina. Quali attività svolgi? Sono consulente alberghiero, ristorazione, mi occupo di Made in Italy, di agroalimentare in generale. Faccio sia consulenze per ristoranti e alberghi e sia faccio promozione del Made in Italy nel comparto agroalimentare. Da quanto tempo? Ufficialmente dal 2016, però io vabbè nasco come cuoco, però diciamo dal 2016 ho aperto la mia attività di consulenza più di una decina d'anni più o meno. Mi sono concentrato su questa attività. Qual è la tua formazione di partenza? Ho studiato, come detto, come cuoco, ho studiato l'alberghiero, poi mi sono specializzato in marketing del turismo, in management del turismo, ho fatto alcuni master sia in Italia che all'estero. Diciamo, il mio mondo è il turismo in generale, turismo, ristorazione, tutto quel mondo là. Era quello che volevi fare? Sì, assolutamente sì. Da quanto tempo sei in Australia? Dal 2001. Con chi sei partito dall'Italia? Con un mio amico fraterno. Siamo qui in Australia per vacanza. Venivamo dalla Norvegia per lavoro, eravamo qui per vacanza e poi ci siamo rimasti. Mi dici in una breve frase perché sei partito dall'Italia? Io sono partito per la prima volta dall'Italia verso la Germania, Düsseldorf, nel 95-96. Ho scelto di fare il cuoco perché mi piaceva viaggiare e mi piace ancora tutt'oggi viaggiare. È una scelta di vita, di viaggiare, ecco, di scoprire nuovi mondi, nuove culture, nuove società, nuovi modi di pensare. Mi è sempre piaciuto confrontarmi con altre realtà. Mi dici in una breve frase perché oggi sei lì proprio in Australia? Oggi sono qui perché comunque per la famiglia, ho costruito la famiglia insieme a mia moglie, sono un bambino di 8 anni, ho trovato la mia dimensione, un paese che è multiculturale, quello che più o meno era sempre nel mio DNA, vivere insieme ad altre culture. Cosa hai portato con te dall'Italia? Un oggetto, per esempio? Ho portato la bandiera, il tricolore, ho portato un pezzo della mia terra, proprio la terra, ho portato l'amore e il rispetto nei confronti di altre persone, ho portato tante cose, ma l'oggetto particolare che ci tengo molto è la bandiera. E invece che sapore hai portato con te dall'Italia? Una cosa che ti manca? I primi anni mi mancava un buon caffè. Adesso non più, perché grazie a Dio l'Australia è cresciuto anche su quello. Ci sono dei buoni bar italiani dove poi, cioè, vicino a casa mia c'è un bar che si chiama Bar dello Sport.
classico bar dello sport di paese. E che idea italiana ti sei portato con te in Australia? Sono portato la voglia di credere sempre, noi io vengo da una regione dove è nato l'arte di arrangiarsi, ecco, mi sono portato dietro quella mentalità là, di non mai perdersi d'animo. Allora, se per ipotesi dovessi ritornare in Italia, dopo la tua esperienza in giro per il mondo, che cosa porteresti in Italia? Un oggetto, per esempio? Dall'Australia cosa porterei? Il boomerang. E un sapore? Il sapore è difficile perché l'Australia è essendo un paese multiculturale dove ci sono sapori di tutte le nazioni. È difficile identificare le meat pie, è un tipico piatto, una tartina, diciamo così, con dentro della carne macinata, ketchup e tutta una serie di cose. Ecco, quello è, diciamo, il simbolo dell'Australia per quanto riguarda il food, ecco. Quale idea porteresti con te dall'Australia in Italia? Il multiculturalismo, la libertà di pensare, la libertà di lavorare, libertà, non, tutti sono uguali, le opportunità che danno a tutti, non c'è che tu sia figlio di un avvocato, per intenderci, o sei un operaio, hai le stesse possibilità che hanno tutti, ecco. Grazie Emanuele, sei stato molto gentile. Grazie a te. Ciao. 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 Alla prossima. Ciao ciao. Sydney Olympic Park. Un parco olimpico di 640 ettari situato a Donbash Bay, sobborgo 16 km ad ovest di Sydney. Un magnifico luogo di cultura sportiva adatto a tutti. Dallo stadio olimpico al golf. Dalle piste ciclabili al tiro con l'arco. Una immensa zona verde, dove non manca proprio nulla. Tutti gli sport e spettacoli. A tutti i livelli, per grandi e per piccini. Per tutti i gusti e tutta la famiglia. Sydney Neilson Park. Neilson Park è posizionato nella periferia orientale di Sydney. Ci sono almeno 3 fantastiche zone di picnic. Innumerevoli viste da incanto. E la sublime Shark Beach. Neilson Park è un parco nazionale nel porto di Sydney. Sydney Teatro dell'Opera. Opera House. Siamo nel porto di Sydney. Una delle più significative architetture realizzate nel XX secolo. Opera House è l'icona dell'Australia. Una serie di gusci bianchi a forma di vela. Uno degli edifici più fotografati del mondo. Sempre nella baia vediamo il Sydney Harbour Bridge. Questo bellissimo ponte col piano stradale che attraversa la baia di Sydney sul fiume Parramatta. Il più grande ponte in acciaio del mondo. Venne inaugurato nel 1932. Bondi Beach. Dicono che sia la più bella spiaggia di Sydney. Le onde costanti attirano gli amanti del surf mentre i bagnanti in spiaggia si rilassano col rumore del mare. Molte spiagge australiane offrono, ognuna, delle attrazioni eccezionali, Bondi le raccoglie invece tutte. E con questa ultima, vi diamo un cordiale arrivederci alla prossima destinazione nel mondo degli italiani all'estero. Ciao e grazie a Emanuele Esposito.